Bene. Posa della prima pietra questa mattina ad Atri per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia, taglio del nastro del sindaco Pier Giorgio Ferretti, alla presenza del questore di Teramo Enrico De Simone, della dirigente Esther Fratello e delle alte autorità regionali, un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, 1,5 milioni dei quali messo a disposizione dal comune, 420 giorni di tempo per ultimare l'opera, ma la ditta appaltatrice ha assicurato che impiegherà di meno. Qui, vicino all'ospedale, sorgeranno due importanti strutture. Da un lato la sede del Comcoc, anche alla luce delle emergenze che ha vissuto la città in passato, e quindi sarà un punto di indubbia sicurezza, e poi la nuova realizzazione del commissariato di Polizia di Stato. Una cosa che è stata fortemente voluta dalla città in passato, su cui c'è stata anche una battaglia non politica ma amministrativa e istituzionale, ma su cui ci fu la sensibilità di tutte le forze politiche di tutta la città. Una cosa che si è conclusa positivamente per Atri e per il comprensorio non solo della costa ma anche dell'interno. Il progetto ha dovuto seguire un particolare iter burocratico, come ha ricordato lo stesso questore. Quando si partono con queste opere, trattandosi peraltro di opere strategiche, perché il commissariato di polizia è un'opera strategica, bisogna seguire determinati iter e quindi bisogna anche attenersi a determinati parametri, perché non parliamo di costruzioni comuni. L'assessore regionale Pietro Quaresimale ha posto l'accento sull'importanza di avere un nuovo commissariato su un territorio, tra le altre cose, di confine con la provincia di Pescara. Sicuramente un'opera strategica, con l'adiacenza di un COC, che abbiamo capito l'importanza, soprattutto in questi periodi in cui abbiamo gestito delle emergenze, sappiamo quanto è stato importante avere una centrale operativa, e quindi sicuramente questo connubio potrà garantire sicurezza ai cittadini, tutela e fronteggiare eventuali emergenze. Sono felice che la Regione ha dato il suo contributo. Il sindaco ha voluto poi ringraziare quanti in questi lunghi mesi hanno dato un validissimo contributo per fronteggiare la pandemia. Ad Atri, senza l'apporto della Protezione Civile e della Croce Rossa e soprattutto della Protezione Civile, probabilmente non ce la saremmo cavata così bene.